Ma io credo che siano combattuti tra due seri problemi. Uno, l'ospedale così com'è è fermo, perché senza l'impianto di riscaldamento non si va da nessuna parte. Quindi anche il lotto che diciamo è in avanzata fase di costruzione, fino a che non viene fatto il secondo lotto, non va avanti. E io credo però che quindi questa sia un'esigenza reale di spingere a portare a compimento quest'opera. E l'altra è che per il mio bisognerebbe invece fare chiarezza e vedere quali sono le problematiche, perché ci sono varie, cioè troppe coincidenze sospette, nulla di evidente, però ripeto, per questo abbiamo chiesto un'audizione del direttore generale dell'azienda ospedaliera universitaria di Udine, che ci venga a raccontare e a spiegare le perplessità perlomeno che io ho, anche se sono uno dei pochi, ma insomma che io ho. Ma allora, sull'ospedale di Pordenone i problemi, tanto manca anche lì manca la chiarezza. Prima si doveva ristrutturare quello vecchio, poi si è deciso che se ne sarebbe fatto uno nuovo, il quale costava però il doppio praticamente. E quindi si ripartiva da capo. Manca chiarezza, devo dire che il nostro assessore non è molto chiaro nelle sue scelte strategiche, per cui discutiamo per ora solo su dichiarazioni stampa. Non è che è venuto in terza commissione o in aula a dire io, diciamo, voglio, presumo questo percorso, farò questo. Abbiamo solo delle dichiarazioni stampa. Poi sa, il nostro premier ha insegnato che le dichiarazioni stampa anche di fronte alla telecamera il giorno dopo si possono smentire con scioltezza, quindi io aspetto degli atti ufficiali per poter criticare o meno, perché per ora non abbiamo niente.